Buonasera a tutti, grazie a Time Vision che ci ha fatto questa perfetta presentazione dell'incontro di questo pomeriggio. È una giornata importante quella di oggi, insieme alle altre giornate che tratteranno tematiche inerenti a tutto quello che è il mondo del Green New Deal, che stiamo vivendo in un momento storico particolarissimo, rispetto, come giustamente è stato detto pochi secondi fa, rispetto ai quattro elementi della terra: l'acqua, l'aria, il fuoco e l'acqua, l'aria, la terra e il fuoco. È evidente che l'energia, tutta l'energia, in particolare quella rinnovabile, è coniugata alle quattro elementi principali in ogni modo, sia sotto gli aspetti dell'integrazione, sia rispetto agli impatti che può creare la produzione di energia su questi quattro elementi. È evidentissimo che oggi parliamo della produzione di energia da fonte eolica, no? come elemento legata al vento, ma voglio dire, il mondo dell'eolico è un mondo che abbraccia e tocca tutti gli altri elementi in maniera, a mio avviso, molto costruttiva. Proveremo a parlare con la platea che oggi ci segue degli obiettivi, ecco, del nuovo Green Deal di efficienza energetica e dell'economia circolare che stiamo provando a portare avanti nell'epoca della transizione ecologica, mai come in questo periodo, legata appunto al momento storico che viviamo, la schiavitù dalle fonti convenzionali, la transizione ecologica che è in essere, quindi il passaggio importante che dobbiamo fare tutti quanti noi, sia dal punto di vista industriale ma anche e soprattutto dal punto di vista domestico. Le fonti rinnovabili ben si coniugano con l'integrazione della produzione di energia in maniera diffusa sul territorio, perché a differenza di quelle convenzionali vengono realizzate dove ci sono le risorse e soprattutto più vicine possibili ai consumatori. E quindi oggi proveremo a raccontare, toccando il mondo rurale, quindi il mondo agricolo, come le energie tutte, e in particolare il mineolico, ben si integrano nella futura visione del paese di transizione. Partiremo con i saluti istituzionali, che per me sono in realtà una parte importante del convegno, perché più che saluti istituzionali daremo la parola alle istituzioni che ci porteranno il loro contributo e che sono, diciamo, l'arbitro della transizione ecologica che viviamo e sono il motore dello sviluppo del paese, perché grazie alle istituzioni, grazie in particolare alla nostra regione, lo sviluppo delle rinnovabili ha un'importanza strategica e soprattutto diventa un volano di sviluppo per il paese. La regione Campania, mai come in questo momento, è super attiva, impegnata per far sì che questa transizione avvenga più rapidamente possibile, quindi sburocratizzando tutto quello che è il mondo delle rinnovabili, sicuramente dando un contributo di grande supporto ed efficienza per migliorare e per implementare sempre di più lo sviluppo delle rinnovabili in maniera integrata e compatibile con il territorio. Vuoi intervenire? No, volevo accogliere il prossimo relatore, che in realtà la scaletta sarebbe lei. Non so se vuole posticipare la sua relazione al termine. Io in realtà, se voi siete d'accordo, la sintetizzerei al massimo il mio intervento, anche perché già avevo detto che non avrei portato slide, proprio per evitare, certo, ecco, diciamo, di autopresentarmi e di autoproclamarmi, e quindi farei un intervento molto sintetico che fa un po' di sintesi sullo stato dell'arte del mineolico in Italia e passerei subito alla parola successiva. Perfetto. Quindi prendo veramente pochissimi minuti. In realtà appunto lo scopo del mio intervento doveva essere parlare dello stato del mini eolico in Campania, ma visto che abbiamo toccato molti punti su questo tema, mi limiterò a raccontare un po' quello che è successo in questi anni sul mini eolico in Campania, ma voglio dire in tutte le regioni del sud Italia, e quello che può essere, a mio modo di vedere, lo sviluppo futuro sostenibile, ecco, di questa tecnologia mini, quindi oltre chiaramente alla grande tecnologia eolica, anche alla tecnologia eolica di piccola taglia. In Campania, come diceva anche all'inizio il professore Coiro, la tecnologia mini eolica è una tecnologia in grande divenire, soggetta a progettazione, soggetta a sviluppo diciamo, non industriale, per cui avere competenze tecnologiche di progettazione è una cosa che spesso è venuta a mancare nello sviluppo di questa tecnologia in Italia e nelle altre regioni.
abbiamo visto che negli anni di grande incentivo di queste particolari caratteristiche di turbine si è avuto probabilmente in alcune occasioni anche uno sviluppo selvaggio, non controllato di queste installazioni, dovute un po' alla grande vantaggio economico che si aveva andarle a installare, perché c'erano incentivi altissimi in una fascia di alcuni anni degli anni passati, e che ha spinto molte imprese a fare la corsa all'installare queste turbine. Però al contempo, non essendoci grandi competenze, grandi progettazioni, spesso hanno installato turbine, come diceva il professore, di seconda mano, le famose turbine rigenerate che venivano da altri paesi, che avevano già fatto i loro anni di produzione, 20 anni di produzione in altri stati, poi riportate in Italia, fatto un maquillage e reinstallate, spesso reinstallate anche oltre, quindi turbine poco sicure e mal progettate o mal installate, ovvero installate in luoghi in cui le caratteristiche del vento non erano compatibili con le tipologie di macchine che invece venivano dall'estero, spesso vuol dire anche installate senza nessun progetto, diciamo, ambientale, senza nessuna ipotesi di sviluppo ambientale, tant'è che ci siamo trovati in alcune regioni, per fortuna in Campania questo è successo di meno, perché abbiamo forse l'anno scorso, la Regione Campania non aveva aperto, non aveva semplificato l'iter autorizzativo, e a mio modo di vedere la semplificazione è una cosa positiva, ma deve essere molto attenta nel farlo, perché semplificare troppo significa lasciare briglie sciolte senza avere un controllo dello sviluppo. In altre regioni, in Puglia è successo, in Basilicata è successo, che ci siamo trovati nell'arco di pochi anni a avere turbine eoliche, diciamo di piccola taglia, dal mega in giù, tutta la fascia che va dai 50 kW ai 1000 kW, installate senza nessun controllo territoriale. Quindi un po' ovunque, ognuno si piazzava la turbina nel proprio giardino, quindi con un effetto evidentemente di grande impatto paesaggistico, e di conseguenza abbiamo dato anche lo spago alla sovrintendenza in alcuni casi a tirare frecciate molto, molto pesanti, spesso occupando territori dove in realtà erano idonei per l'installazione di grandi turbine eoliche. È evidente, lo dicevamo prima, che la turbina mini eolica deve nascere, deve essere installata lì dove ci sono le condizioni anemologiche, tecniche e di contesto. Laddove invece ci sono caratteristiche anemologiche che consentirebbero installazioni di grandi turbine, di grandi taglia, anche industriali, è evidente che a parità di occupazione suolo è sempre bene installare la massima potenza installabile. Invece siamo trovati appunto siti potenzialmente idonei possibili occupati da queste microturbine, che in alcune occasioni erano anche molto poco produttive. In altri casi abbiamo visto macelli, come dicevamo prima, di turbine attaccate con lo scotch da sviluppatori dell'ultima ora, che hanno fatto peggiorare anche il marketing dell'eolico. Ogni turbina che si è spezzato, è caduto, si è incendiata, evidentemente viene utilizzata da gente che, tipo quel signore che vi citavo prima, che spara frecce contro il mondo dell'eolico senza considerare invece che in realtà quello è un caso particolare, un po' come se io volessi guidare un'autovettura e anziché comprarla in concessionaria me la costruisco io attaccando pezzi non avendo le competenze. È chiaro che al primo incidente che faccio qualcuno sparerebbe contro le autovetture. Quindi dov'è, ecco, la prospettiva di sviluppo che io vedo in questo mondo che io chiamo mini eolico, ma chiaramente, come dice il professore, è diviso in tante fasce, però per me mini è tutto quello che va dal mega a scendere, un po' perché gli incentivi così li definivano e un po' perché anche le normative hanno semplificato gli iter sotto e sopra soglia di 1000 MW, 1000 kW. Lo sviluppo di queste tecnologie, secondo me, è proprio per far partire quel famoso motore delle comunità energetiche, di cui sempre il professore Coiro accennava in coda alla sua relazione e Maria Teresa Imparato aveva accennato nel suo intervento. Le comunità energetiche, che sono, sappiamo ormai tutti, sappiamo più o meno cosa sono le comunità energetiche, sono questa nuova formula di condivisione, di produzione di energia e consumo di energia, il famoso consumatore produttore, che prima abbiamo chiamato consumatore attivo, che mi è piaciuta molto come definizione, che sono il futuro di queste tecnologie, perché evidentemente la comunità energetica per sua natura deve essere fatta con una produzione di energia fino a un massimo di 1000 kW, quindi fino a un massimo di 1 MW, fino a pochi mesi fa era 200 kW, quindi a maggior ragione le turbine piccole erano idonee e lo sono ancora fino a 1 MW, per produrre energia per una comunità, per una collettività, e tutti gli attori della comunità possono consumare quell'energia prodotta avendo un evidente enorme risparmio in bolletta, quindi ritorniamo al tema del risparmio e dell'efficienza, ma al contempo autoproducendosi energia, quindi l'autoproduzione che ci svincola il più possibile, evidentemente, come diceva l'architetto Di Falco, non saremo mai indipendenti dal gas russo con le rinnovabili rimangono fonti complementari, ma non sono alternative
in via definitiva, sono sicuramente alternative al gas attualmente, ma dobbiamo in ogni caso avere un mix energetico che ci consenta l'efficienza del paese. E le comunità energetiche sono il futuro, lo diciamo da anni, lo diciamo con Legambiente, perché evidentemente abbiamo avuto esperienze, alcune sperimentali, alcune un po' più importanti, anche altri paesi del Nord Italia le stanno implementando, quindi si dimostra l'importanza oltre che economica anche reale, ecco, di consumo. Ma persino il Politecnico di Milano ha fatto una stima che al 2025, quindi praticamente dopo domani mattina, al 2025, si potranno avere circa 40.000 comunità energetiche in Italia, che sono un numero piccolo, ma evidentemente partendo da zero oggi enorme, con circa 1.200.000 di consumatori attivi, quindi saranno 1.200.000 abitanti del nostro paese che farà parte della comunità energetica fra due anni, sempre sperando che le norme attuative partano il prima possibile. 20.000 uffici pubblici e privati, quindi anche qui l'imprenditoria, le piccole e medie imprese potranno far parte della comunità energetica, e quindi anche le imprese di un livello medio-grande, quindi 20.000 uffici e 10.000 PMI. Quindi sono numeri importanti che l'università ci sta dando, l'università ci dà supporto quindi nella progettazione, nello sviluppo, nelle prospettive future. L'importante appunto è fare in modo che le tecnologie vadano a essere installate lì dove ci sono le condizioni, quindi il fotovoltaico dove è opportuno che venga fatto. Immaginarsi 200 ettari di fotovoltaico in un'area agricola senza implementare all'interno un'agricoltura evidentemente è un paradosso, così come è un paradosso installare una turbina da 50 kW in alta montagna dove ci sono venti di 7 metri al secondo, sprecare un sito per una turbina da 50 kW non ha senso. Quindi l'importante è essere coerenti con quello che si fa, e sono sempre più dell'idea, lo dico anche forse a discapito delle aziende con cui lavoro, spesso l'incentivo non ha aiutato, non tanto all'inizio che fa partire chiaramente il motore, ma spesso l'incentivo negli anni non ha aiutato a questa differenziazione, perché l'incentivo a pioggia spesso ha fatto sì che ci fossero installazioni fatte non tanto per lo scopo produttivo ma per accavarrarsi il massimo l'incentivo, e poi a valle si vedono i danni. Io diciamo, il mio intervento lo concludo qui, proprio per rispetto a chi viene dopo di me, per dare spazio a chiunque debba fare qualche domanda, semmai alla fine. Passerei la parola a Consuelo Carreras.